Salve a tutti ragazzi, oggi per voi ho questo pacco che mi è arrivato, che mi doveva arrivare l'altro ieri, però sono andato a prenderlo adesso alle Poste Italiane. Allora, apriamo qui il nostro pacco. Queste forbici ci fa un po' di fatica. Il polistirolo, eccolo, ecco, contiene di polistirolo, ecco. Allora, ecco, ho messo dentro la scatola dove c'era il nostro personaggio, ho messo il polistirolo. Adesso vedete quello che ho comprato, San Goku. Oggi sì, siamo nel mondo di Dragon Ball. Allora, vi faccio vedere. Ecco, adesso vi faccio vedere tutte le parti meglio. Ecco, partiamo subito ad aprire il nostro Goku. Ecco il nostro Goku. Eccoci qui. Allora, adesso vi faccio vedere gli oggetti di Goku meglio. Allora, partiamo dai set di mani. Allora, ne abbiamo due con i palmi, con il palmo, sì, con le mani completamente aperte, che spara delle onde energetiche, piccole onde energetiche, dovrebbe essere così. Queste, aspetta, dov'è? Ecco, queste due a modo da salutare o per dirci ci vediamo, boh, non lo so. Poi queste molto da arti marziali, queste due per impugnare una cosa che poi dopo vedrete, e abbiamo il set di mano che fa il teletrasporto. Poi andiamo avanti. Ecco che, visto che abbiamo finito di vedere le mani, andiamo avanti. Allora, andiamo con i set divisi. Abbiamo una faccia di Goku terrorizzata. Poi abbiamo un'altra di Goku che sta urlando, è arrabbiato, sta facendo una Kamehameha. Un'altra, una faccia tranquilla,
Poi un'altra, imbarazzato, dovrebbe essere così. Ecco, andiamo avanti. Adesso vi mostrerò che cosa impugnano queste due mani. Adesso vedrete. Ecco, l'onda energetica, come vedete. Qui vanno incastrati i pezzi per i raggi dell'onda energetica. Allora, iniziamo. Questo pezzo lo salterò, quindi adesso ve la farò vedere montata. Eccoci, la nostra onda energetica è montata finalmente. Poi, visto che abbiamo visto tutti gli oggetti, passiamo al nostro Goku. Allora, come vedete, questo non è un Goku normale, è Goku Super Saiyan God, che sapete tutti cosa vuol dire. Allora, partiamo alle articolazioni. Allora, guardare in basso è molto ampio, guardare in alto no, non tanto. A lato fa tutto il giro del collo, ecco. Qui abbiamo la spalla, come vedete, che si muove. Qui abbiamo il bicipite, tutto il braccio che si muove, diciamo, tranne la spalla. Poi abbiamo la divisione del torace, sì, del torace, sì, del torace. Infatti, come vedete, si allunga qui. Non so perché l'hanno inventata sta cosa, comunque andiamo avanti. Poi passiamo alle gambe. Vedete l'articolazione della gamba di Goku? Qua guardiamo il piede, molto è fatto benissimo. Qui il piegamento della punta del piede. Ecco. Comunque voglio dirvi che trovare questo Goku è veramente molto difficile da trovare. Non è facile. Potete cercare su Amazon da tutte le parti. Io l'ho trovato su un sito che non vi dirò perché è apposta. Voglio tenermelo in segreto e lo dovreste scoprire voi. Poi vi faccio vedere sempre come si cambia la testa a Goku. Si toglie il pezzo qui. Oh. Cosa si sono attaccati? Ah. Oddio, si sono attaccati con il colore, oddio. Vabbè, adesso scoprirò come si fa qui. Grazie comunque di aver visto la mia recensione e alla prossima.